Beh, non so come dirlo, io mi sento diverso. Non è che ho una generosità illimitata. Ho ospitato un clandestino marocchino 4-5 mesi in casa perché fuori c'era freddo. A me è sembrata una cosa normale. Non ne parlo, non ci penso mai. L'ho fatto. Se devo pensare, non, il discorso non è avere bisogno e dare, ok? Il bisogno è un po' di apertura umana, ok? Non la vedo, non la vedo, non la vedo, non la vedo. Io sono uno di 48 anni che non lavora, non ha una macchina, ha avuto una vita piena di problemi. Quello che sono. Cosa ho dentro, quanto mi impegno, quello che sto facendo, cosa conta, a chi frega. Eppure, nonostante questo, si combatte, si va avanti, però sono in una situazione un po' amara. Poi conosco gente che vive situazioni veramente al limite e continua fare cose incredibili. Non so, sicuramente è tutto molto diverso da come pensavo e da come sono fatto. Perché purtroppo ho il vizio non solo di essere generoso e altruista, ma forse anche di essere troppo di scappo di me stesso. Però se togliete questa parte, questa misura, quello di essere una persona buona, ecco, con i suoi limiti, i suoi difetti. Però se devo razionalmente, parolone per me, guardarmi intorno, non posso fare altro che prendere atto del fatto che siamo in pochi. E non va bene così, non va bene così. Non va bene così perché la società siamo tutti noi e se siamo tutti dei, la società va a finire, no, constatazione. Cioè uno cresce e si illude che magari una ragazza possa essere attratta da qualcosa che hai di bello da dare. Sì, certo, ma dove andiamo a mangiare stasera? Chi paga? No, no, non voglio essere banale, ma chi sei? Che posizione hai? No, perché sennò. Ok, sono diventato banale. Questo è però. Questo è. Il resto è un'eccezione. Sì, ci sono anche le eccezioni. Eccezioni. In Gita parava con la mossa dello scorpione, però non è che. Ecco tutti i poteri.